Buongiorno a tutti, oggi dedichiamo un nuovo video tutorial sempre per GCAD e ci soffermiamo su una funzione molto utile ed importante che è quella di Convert Raster in Vettore. Infatti GCAD ha la possibilità dal menu Home di utilizzare nella sezione Utilità la funzione di convertire le immagini raster. Andiamo a vedere come funziona, quindi dal menu Home andiamo su Converti Raster e si aprirà una finestra di gestione. Apri raster. Allora, noi andremo ad utilizzare a convertire questa mappa, estratto di mappa, è un formato PNG e quindi andiamo a selezionare il nostro file e avremo l'apertura dell'anteprima. Sul lato sinistro è possibile verificare quello che è la gestione, quindi possiamo convertire planimetrie o estratti di mappa. Ci sono poi delle funzioni, delle caratteristiche sull'immagine a seconda della qualità dell'immagine. Quindi provvederemo ad eseguire, ad esempio, a togliere determinate funzioni, quindi rimuovere i pixel isolati in modo che vediamo è più uniforme la linea, e poi il fattore di conversione. Il fattore di conversione tendenzialmente cerchiamo di portarlo più o meno a non troppo alto in modo da verificare, vediamo che nell'anteprima c'è un adattamento anche di quelle che sono le linee e il dettaglio. Partiamo sempre con un dettaglio basso in modo da avere un'anteprima più o meno ben visibile e nitida. Fatto questo, clicchiamo su Converti e il programma procederà alla conversione dell'immagine. Doppio clic del tasto centrale del mouse per fare un zoom estensione e vediamo quello che è la rappresentazione poi della vettorializzazione della nostra immagine. Ovviamente è possibile fare diverse prove fino ad avere la migliore soluzione possibile.